Valorizzare una delle produzioni tipiche del Montalbano, la produzione dell'olio d'oliva come strumento e volano di salvaguardia del territorio e di uno dei paesaggi più belli della Toscana. Se ne è discusso in un convegno al circolo di Montemagno di Quarrata per iniziativa dell'associazione culturale Agorà. Olivicoltura come paesaggio del Montalbano. Il paesaggio è una dimensione culturale che abbiamo molto a cuore e che rallegra e fa un territorio migliore rispetto ad altri. La cultura del territorio è alla base anche della coltivazione dell'olio. L'olio è un prodotto caratterizzante del nostro territorio e intento nostro è quello di dargli un maggior valore, una maggiore rilevanza, proprio perché regge tutto il sistema del Montalbano su queste testimonianze che vorremmo non fossero residue del passato, ma potessero avere una giusta collocazione anche nel presente. Si parla tanto di prodotti di qualità, di filiera corta. Bene, noi abbiamo un ottimo prodotto sul nostro territorio che avrebbe bisogno di una maggiore valorizzazione. Un problema è di immagine, un problema di territorio soprattutto e di stabilità del territorio, perché se noi andiamo a togliere gli interventi e la manutenzione che viene fatta attualmente sul territorio, sugli oliveti, terrazzati o su altre zone, avremo una rapida degradazione, si degrada il territorio e poi anziché dover fare piccoli interventi per mantenerlo, vengono fuori problemi tipo frane, smottamenti, eccetera, quindi è il disastro più assoluto sarebbe. Non curare il territorio è un grosso problema. Purtroppo spesso non c'è una cura del territorio, non c'è una volontà di intervenire sul territorio perché poi dobbiamo sempre poi fare un conto economico. Quando poi il conto economico non tiene più, anche le persone che lo fanno come hobbyisti, che cercano di mantenere questo paesaggio, hanno grossi problemi. Abbiamo sostenuto 12 milioni di euro di investimenti sull'olivicoltura da parte di aziende agricole toscane, di cui 6 milioni di euro sono appunto contributi pubblici. Nell'annualità 2017 ben 30 milioni di euro di investimenti sull'olivicoltura, 17 milioni di euro di contributi pubblici e uno di questi progetti, fra l'altro, riguarda il Montalbano, proprio dove siamo oggi. A dimostrazione appunto che per la Toscana sull'olivicoltura non si investe solo a parole, ma con le risorse, dando priorità e sostenendo le imprese agricole che appunto fanno di questo prodotto la loro identità.